Si chiama Sarah Day, 36 anni d'età, e di Stoke-on-Trent, nel Regno Unito. Pensate che il suo piccolo figlio di 12 anni, purtroppo si è spento, è morto. La mamma però ha tutte le intenzioni di sensibilizzare, di spingere altre mamme a avvertirle proprio sui rischi della cosiddetta sepsi. E cosa avrebbe detto la giovane Sara? Le seguenti parole: dovete conoscere i sintomi dell'influenza ed evitare che questa si trasformi e riesca a uccidere i vostri figli. Il figlio, infatti, vi ricordo che è morto e deceduto 2 settimane or sono per complicazioni proprio per colpa della influenza. Era una febbre all'apparenza di tipo banale, con ali di vomito, mal di testa. L'infezione del sangue è degenerata, la diagnosi non è stata abbastanza tempestiva. Il bambino purtroppo è deceduto. La sepsi è molto rara da, diciamo così, trasmettere e che si verifichi in un corpo umano, ma quando viene contratta può causare il cedimento degli organi fino alla morte del paziente che purtroppo ne è affetto. Spiega alla povera Sara e ai genitori che è necessario porre molta attenzione ai sintomi come il pallido della pelle, il colore bruastro, la difficoltà a svegliarsi, il respiro affannato, la febbre, le pulsazioni rapide, le sudorazioni notturne, gli sfoghi cutanei e tutto ciò che può essere classificato e che può essere assimilato ad una qualsivoglia malattia di tipo infettivo. Perché ricordo a tutti che tra i primi sintomi di una malattia infettiva c'è proprio la risposta immunitaria al virus grazie alla febbre, che va a bruciare, tra virgolette, cerca di bruciare il virus uccidendolo e quindi innalzando la temperatura corporea. Ma poi, se parliamo di malattia infettiva di tipo grave e cronico come l'HIV, che poi si nutre diventa AIDS, non riesce ad essere combattuta proprio perché il virus è un virus che non riesce ad essere ucciso. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e al prossimo video.